Primo piano quest'oggi un importante intervento di riqualificazione a Pisa nel quartiere di Porta Luca. Prosegue l'opera di riqualificazione urbanistica della città di Pisa anche attraverso piccoli interventi nei quartieri ma molto sentiti dai cittadini, come quello che ha riguardato il recupero di un'area di Via Piave, vicino al semaforo con Via Rindi, utilizzando i fondi che si inseriscono all'interno del più ampio progetto di rivalorizzazione dell'area di Porta Lucca. Nello specifico, i lavori che hanno ridisegnato questa piazza sono stati eseguiti anche seguendo gli input stessi della cittadinanza interessata. Sì, da incontri che avevamo avuto qui con i cittadini negli scorsi anni, poi con l'assessore ai lavori pubblici abbiamo deciso di fare questo intervento, un intervento importante che sostanzialmente è una piccola riqualificazione, però per i residenti un grande intervento e che poi crea un metodo di lavoro che sarà replicato nei piazzali limitrofi tramite un sistema di finanziamento che abbiamo recepito, che è il PINQA, il Piano della Qualità dell'Abitare, che appunto prevede proprio in questo quartiere, via Piave, via Rindi, la riqualificazione di tutti i fabbricati, in modo particolare anche dei piazzali interni. Questo intervento ha visto un investimento di 106.000 euro che è servito anche a sistemare l'impianto di illuminazione, quello delle fognature sottostanti, oltre alla pavimentazione e al verde. Questo era un luogo veramente degradato, purtroppo c'erano le radici dei pini che avevano distrutto tutti i marciapiedi, i camminamenti, le panchine non erano più utilizzabili e soprattutto addirittura c'erano macchine parcheggiate dappertutto, quindi non si percepiva più quello che invece oggi è ben visibile, ovvero una piazza bella, elegante, decorosa, anche e soprattutto in un quartiere dove ci sono abitazioni popolari.